ha detto bene noi siamo stati attaccati le nostre richieste sono state strumentalizzate semplicemente per aver chiesto trasparenza per aver chiesto di per aver chiesto chiarimenti su quella che è un'accusa gravissima e credo che andiamoci che c'è un'inchiesta anche da parte della Procura di Palermo e della Procura di Cagliari. Dicono che ci possa essere appunto un qualcosa di poco chiaro, ci possano essere dei contatti tra alcune ONG, attenzione, non tutte, e eh, eh, scafisti, appunto trafficanti di uomini. La politica ha il dovere di andare a chiedere maggiore trasparenza, di andare a chiedere chiarimenti, di andare a verificare che cosa realmente. Adel. Questo mi sembra il minimo, quindi la posizione del Movimento 5 Stelle è una posizione di buonsenso, è una posizione che tutta la politica italiana. In realtà dovrebbe avere. Invece, purtroppo, si è fatto il gioco di mettere, di cercare di strumentalizzare le parole, di mettere il Movimento 5 Stelle contro gli ONG, che è una fesseria gigantesca, perché il Movimento 5 Stelle naturalmente apprezza il lavoro delle organizzazioni non governative che salvano le vite, il lavoro dei volontari, mille volte lo abbiamo dimostrato nel nostro lavoro parlamentare. Ma in questo caso, stiamo parlando appunto di una situazione che è poco chiara, che magari coinvolge soltanto alcune e sono le parole del procuratore di Catania. Eh, abbiamo tutto il dovere, ma non soltanto noi come Movimento 5 Stelle, ma tutte le forze politiche italiane, ma anche tutti i cittadini italiani, di, di richiedere chiarezza su ciò che avviene a largo della Libia perché, se è vero che qualche ONG ha contatto con degli scafisti, allora si, ah, si va a rovinare il lavoro di tutti gli altri. E dovrebbe essere interesse anche di tutte le ONG andare a chiarire che ciò non avvenga. E se c'è una pecora nera, la pecora nera va individuata e va punita. Allora, le chiedo subito un commento sull'ultima notizia, la dichiarazione di Zuccara appunto qui da noi, eh, rispetto al fatto che alcune ONG, proprio sui finanziamenti, che poi è il tasto più delicato uh, di tutta questa storia, si è sempre detto forse sono troppo attive nel Mediterraneo, forse aiutano gli scafisti e forse, aggiungiamo rispetto alle parole del procuratore um, che avete sentito poco fa, potrebbero essere... Finanziate dai trafficanti, lei, lei che dice di questo, visto che non esistono, lo ripetiamo, questo lo ha detto proprio uh, Zuccaro: del materiale probatorio che può essere utilizzato, uh, non possono essere utilizzate dal punto di vista giudiziario le prove che si hanno al momento. Domanda a me? A lei, a lei, onorevole. Sì, perché non, vi, non ho il ritorno video. Bene, eh, il, qui la questione è molto semplice, parlo sempre dal punto di vista anche degli ONG che, ripeto, con cui noi abbiamo spesso e volentieri collaborato, io l'ho fatto tante volte, pensate che io sono stato fisicamente sopra la MOAS durante una missione sul Mediterraneo, sono stato uno dei, dei relatori sul oh, rapporto che riguardava appunto la migrazione tutte in maniera olistica. Onorevole, quindi so, li ha visti. Questo, io questo è so benissimo, è importante. Per questo, per questo credo che sia assurdo andare a strumentalizzare le parole di Luigi Di Maio, che sono le parole di buonsenso, che sono le parole di una persona responsabile che chiede chiarezza. Perché, se è vero, è vero che la procura dice eh, dobbiamo oh, verificare, abbiamo, eh, eh, a, abbiamo saputo che ci possano essere, quindi ci sono tutti i condizionali. Ma proprio perché ci sono i condizionali, noi li dobbiamo andare ad eliminare. E se io fossi uno dei responsabili delle ONG tirate in ballo, quindi la MOAS Maltese, Alcune ONG tedesche, una ONG eh, spagnola. Andrei subito nelle procure che stanno seguendo questa vicenda e metterei a disposizione tutto il materiale, tutto il materiale possibile e immaginabile, quindi dai finanziamenti che mi arrivano, dalle attività che fanno le persone che lavorano sulle navi, dai contatti che si hanno, i tabulati telefonici, perché è assolutamente inaccettabile che ci possa essere qualche linea d'ombra. Poi eh, ci sono delle. Che noi ci stiamo facendo perché ci chiediamo se le coste maltesi sono più vicine alle zone, alle zone dove vengono recuperati questi migranti, se le coste tunisine sono più vicine, perché il posto sicuro, il porto sicuro è sempre solo ed esclusivamente la Sicilia? E allora qualche domanda, qualche domanda è normale che se la facciano anche in procura e noi come rappresentanti politici del popolo italiano abbiamo tutto il dovere di andare a richiedere che vengano fatti carimenti. Attenzione, noi da, dal nostro punto di vista ripeto, il punto di vista di chi ci ha sempre collaborato e ha sempre cercato di trovare soluzioni fattive. Qui in Parlamento europeo, insieme ai miei colleghi, abbiamo subito fatto un'interrogazione alla Commissione per sapere da Frontex direttamente, che ha fatto dei rapporti che hanno detto delle cose simili a quelle che ha detto il procuratore di Catania, cosa realmente accade a largo della Libia. C'è un rapporto decretato, c'è un, un risk analysis del 2016 che dice che comunque le attività claro. dell'ONG a largo della Libia hanno aumentato gli sbarchi e. No e sicuramente diminuito sì. il numero di morti, quindi a fronte dei numeri, a fronte dei risultati e non sapendo che tipo di attività ci possono essere, che tipo di finanziamenti ci possono essere dietro, abbiamo il dovere politico di richiedere chiarezza, perché magari succede qualcosa che è molto losco e questo è inaccettabile per noi e per i cittadini italiani ed europei. Beh, anche... Ha sentito le ricette dei tre candidati uh, sull'immigrazione, che ha pensato lei? Beh, io non ho, non ho visto quella, quella parte, ho visto qualche immagine stamattina non ho visto tutto il confronto, però le ricette che propongono sono, sono delle ricette sì, che abbiamo sentito trite e ritrite, cioè Renzi, Renzi che cosa propone che ha governato l'Italia negli ultimi tre anni? Quello che poteva fare l'avrebbe dovuto fare nel momento in cui era a capo del governo, peraltro è stato pure a capo del, a capo del Consiglio nel momento in cui c'è stato il semestre presidenza italiana la verità è che comunque non, hanno, non sono stati in grado il Partito Democratico democratico non è in grado di far valere quelle che sono delle prerogative importanti per l'Italia. Il minimo era riuscire a spingere sul superamento del regolamento di Dublino 3 ed ottenere una redistribuzione che di fatto ancora non esiste, perché anche nel momento in cui da parte del Parlamento europeo sono state votate le redistribuzioni di 120 di 40.000 e poi 120.000 richiedenti asilo provenienti da Italia, Grecia e Ungheria, ancora non siamo riusciti in pratica ad essere redistribuiti nei Paesi dell'Unione europea. Questo è indice del fatto che comunque il governo italiano sul piano, del, piano del, dell'Unione Europea, quindi a confronto con gli altri paesi, non riesce a far valere la sua voce, non riesce a farsi ascoltare. Questo è un dato purtroppo triste di cui noi abbiamo preso atto. Però allora, in questo siete perfettamente d'accordo ripetere... con uh, le associazioni qui rappresentate appunto uh, da Petrelli. Non pensa che comunque As, sia... Assoluta, un... ecco, assolutamente. Ecco, sia un il, fatto... Noi abbiamo proposto, noi, siamo stati noi a dare sul regolamento di sul regolamento, uh -huh. il regolamento del regolamento di Dublino 3. Quello che diceva Beatrice è giustissimo sul fatto che le ONG, le ONG che lavorano nel Mediterraneo fanno un gran lavoro nel salvare la vita di persone disperate che fuggono da situazioni di guerra, da situazioni, eh, da situazioni molto molto complicate. Il problema però andrebbe risolto politicamente in due modi. Uno attraverso il, attraverso la redistribuzione distribuzione automatica che significa che chi arriva in Italia non arriva in Italia ma arriva in Unione Europea, quindi se volentieri vuole andare in Germania, vuole andare in Danimarca e allora la domanda di asilo fatta in Italia non è una domanda per l'Italia per l'Unione Europea. Infatti, vole... allora, noi non abbiamo però per il tempo per elencare tutta le una gambe, serie di ricette. Ecco, ecco, la mia era solamente una domanda rispetto la, appunto a quello previsione... che era stato detto ieri. Uh, il tempo sta, sta, sta terminando, La previsione quindi, di via ecco, d'accesso Ci, ci aggiorneremo, non si preoccupi, torneremo a Bruxelles per chiederle un parere anche rispetto alle politiche d'accoglienza.